Ciao a lavatricisti di YouTube e benvenuti. Oh, scusate, cari lavatricisti, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi sono molto felice perché è arrivata la nuova lavatrice che è stata sostituita dall'Auto-Point Ariston, come avete visto nel video precedente, come avete visto la dell'addio dell'Ariston. E adesso andiamo a vedere. Seguitemi. Eccoci qua. Ovviamente la stanza. Il bagno è buio e tra 3, 2, 1. Eccola qua! Non c'eravate pensati che avevo comprato un'altra Autopoint. No, vi siete sbagliati. Lei è la mia nuova lavatrice Electrolux Steam Care. È una inverter technology. È una 9, supporta 9 kg, 1200 giri, è un modello EVF 129 6ST, presa oggi a 1 euro, pagata 440 euro. Questo è l'Oblò di Electrolux, l'ultimo modello. Infatti ha la stessa maniglia che aveva, lo stesso chiusura dell'Oblò della mia vecchia lavatrice Ariston. Infatti con questa si apre molto leggera. Infatti, ecco, questo è il cestello, ovviamente in acciaio. Questa è la gomma, eccola qua. Questi sono i classici tre agitatori, 1, 2, 3, ok. E questo è il filtro. Invece, prima la mia lavatrice aveva lo zoccolo per togliere, ovviamente per togliere il filtro. Per vedere il filtro bisognava togliere lo zoccolo. Allora, vediamo il cassetto detersivi dove la mia è una 4 scomparti. Prelavaggio, lavaggio, candeggio e ammorbidente. Invece questo è il detersivo per il polvere e poi misurino, scusate, del detersivo in polvere e liquido. Poi abbiamo i programmi. Come vi ho spiegato, questa è una Steam Care. E ovviamente Steam Care sono questi tre. Il refresh, il sintetici e il cotone. Vabbè, bando alle ciance. Questi sono i suoi programmi. Questi sono i suoi. Cotone, cotone eco, sintetico, delicato, lana a mano, jeans, risciacquo, scarico centrifugo, piumoni, sport, 14 minuti. Questi sono i suoi refresh, sintetici, cotoni, Steam Care. Qui di lato abbiamo il pannello. Scusate. Abbiamo il pannello comandi, dove qua troviamo la temperatura, la centrifuga, il prelavaggio, partenza di tartaro, stiro facile, extra risciacquo. E qua con sorpresa abbiamo il team manager. Esatto, ho il team manager. Dovrebbe essere chiamata Electrolux Team Manager Steam Care, però si chiama Steam Care perché ai programmi a vapore. Che bello, eh? Allora, qui abbiamo le temperature 60, 90, 60, 40, 30, 20 gradi freddo e i giri centrifugi 1200, 1800, 400, esclusione centrifuga e a mollo. Abbiamo il team manager più o meno. Ah, ho il prelavaggio, partenza ritardata, stiro facile ed extra risciacquo e il tasto avvio pausa. Ora vi faccio vedere le durate. Allora andiamo sul cotone, cotoni normali. Ok, mi dà 60 gradi, 3 ore e 30, nessuna opzione. Ora vediamo che succede se abbasso la temperatura. Scusate perché ogni tanto mi ci devo dare la mano. Mi dà 3 ore e 25, 30 gradi, 3 ore e 20, 20 gradi, 3 ore e a freddo 2 ore e 50, 90 mi dà 3 ore e 40.
Invece con la centrifuga mi dà 1200, 1000, niente, 800, niente, 400, niente. Con la centrifuga 3 ore e 10, a mollo 3 ore e 35. Abbiamo il team manager, vediamo che mi mette 3 ore e 10, 3, 2 ore e 45, 1 ora e 55. Qui abbiamo le opzioni, vediamo un po' che cosa succede se metto il prelavaggio. 4 ore, partenza ritardata 30, 60, 90, 2 ore, 3 ore, 4, 7 ore, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ah, ok, 30. Aspettate un attimo, ok, niente partenza ritardata perché tanto lo uso veramente poco. Stiro facile, mi dà 3 ore e 35 perché mi abbassa anche, aspettate, mi abbassa anche la centrifuga, 1000 giri, che perché prima quella vecchia che avevo mi faceva 600 ed extra risciacquo invece mi fa, se fa 4 ore, se levo la partenza ritardata, scusate un secondo. Eccoci qua, ritornati, eccolo qua, risistemato il pannello. Allora, se faccio con extra risciacquo mi fa 4 ore e 5, se faccio lo stiro facile mi dà 3 ore e 35, se faccio il prelaggio 40, 40, 4 ore e 20. Cotone eco, andiamo sul cotone eco, temperatura massimo 40-60, se faccio il prelavaggio 4 ore e 30. Se faccio stiro facile non me la dà. Extra risciacquo 4 ore e 10. Centrifuga regolabile 3 ore e 40, 1200, 3 ore e 45. Sintetici. Ah, scusate, mi sono scordato. 2 ore e 15 massimo vi fa abbassare. Sintetici, vediamo un po', mi dà 40 gradi. 1200 e vediamo un po' cosa succede se abbasso. Scusate un secondo. Ok, vediamo qua. 40 gradi, 30 gradi, 20 gradi, freddo, abbassa la temperatura. Massimo 60 gradi mi fa 3 ore. 800, 400 mi fa 2 ore e 55. Vediamo un po' cosa. Ah, 1 ora e 25 minimo e il massimo è 3 ore. Vabbè, perché l'ho messa a 60 direttamente. Allora, c'ho il prelavaggio, mi fa 3 ore e 10, stiro facile 2 ore e 25 e l'acqua più 2 ore e 50. Abbiamo delicati 1 ora e 50, quindi se abbasso di 1 ora e 40 e 1 ora e 40 massimo. Ok. Ci abbiamo 1000, 1000. Aspettate, non l'ho visto. Ah, mi devo fare 1200. Abbassiamo il tempo, vediamo che quanto mi dà 40 minuti massimo. Prelavaggio, vediamo cosa mi fa fare il prelavaggio. 1 ora e 15, stiro facile, non me lo fa mettere. L'acqua più 1 ora e 35, quindi se aumento un po', mi fa sì al prelavaggio 2 ore e 45, se mi fa il prelavaggio di 2 ore e 20, allora l'acqua più 2 ore e 20. Andiamo sulla Nammano, 1 ora e 20. Sapete ragazzi che sto scomodo io. 1 ora e 15, 1 ora e 10. Poi la centrifuga 1200. Mazza, meglio questa che non quella vecchia che avevo. Team manager non me lo fa attivare, il prelavaggio non me lo fa attivare, non me lo fa attivare, niente, non me lo fanno attivare. Queste tre opzioni no. Jeans 3 ore e 30. Facciamo 3 ore, 3 ore e 40, 60 gradi. Poi abbiamo il team manager, vediamo quanto mi dura, 3 ore e 5, 2 ore e 35, 1 ora e 55. Col prelavaggio 2 ore e 55, stiro facile non me lo fa mettere e l'extra risciacquo 2 ore e 5. Risciacquo ok, scarico centrifuga ok, piumini o piumoni, ecco, toh.
Come fa? Ecco, vediamo un po'. Mi fa 30 gradi, 60 gradi. Ah, posso fare anche 60 gradi sui piumoni e pensare che quella vecchia mi faceva 30 gradi. Minchia, che schifo. Ragazzi, sono scomodo io praticamente. Ecco perché vedete tutto mosso. A 2 ore e 15, 1 ora e 50. La centrifuga massima 800. Ah, molto buono. Pensavo che quella vecchia aveva 600 giri. Non c'è il team manager, prelavaggio no, stiro facile no, extra di sciacquo no. Poi abbiamo sport, 30 minuti, 30 gradi, niente, nessuna opzione, 800, 400 esclusione centrifuga, prelavaggio niente, stiro facile niente e extra di sciacquo niente. Rapido 14 minuti, 800, 30, prelavaggio niente, stiro facile niente, extra di sciacquo niente. Poi vabbè, c'ho lo steam care, allora siamo arrivati allo steam care, refresh 15 minuti, sintetici 20 minuti. E ovviamente cotone 30 minuti. Finisce qua. Niente, che vi posso dire? E poi allora la lavatrice ve l'ho fatta vedere e ora vi racconto che ovviamente siamo arrivati a 200 iscritti, grazie mille. Ora vi spiego cosa è successo alla lavatrice. Ci vediamo dopo guardandomi di faccia, ovviamente. Eccoci qua, siamo tornati. Allora, adesso vi spiego la storia di cosa è successo all'Ariston Hot Point. Era domenica, il 22 di aprile. Oggi volevo fare un sintetico 40 gradi. All'improvviso la macchina non voleva girare il cestello. Cosa è successo? Allora ho provato altro programma, ho detto vabbè, sarà normale. Ha caricato l'acqua, ma come onestamente non ha girato il cestello. Allora là mi sono un po' preoccupato. Ho preso sul 30 minuti. E stessa cosa ha fatto la lavatrice. Scusate. Cioè che partiva l'acqua, scaricava, ma il cestello non girava. Allora lì mi sono impanicato. Ho chiamato mio padre, ha smontato. Guarda, ci ho detto che non girava il cestello. Allora cosa ha fatto? Ho smontato dietro. Ha smontato dietro la parte dietro, ha preso la scheda madre, che è quella che è il cervello che comanda tutto, e con gran sorpresa abbiamo trovato la scheda madre letteralmente bruciata. Ovviamente avevano già deciso prenderla la lavatrice nuova e mi dispiace avere un sacco. Guardate, ragazzi, ci trovavo io bene con quella Qualtis. E niente, adesso è andata in discarica, oggi l'hanno portata via. L'hanno portata via, visto pure io perché quando è arrivata la lavatrice nuova, quella vecchia è andata direttamente in discarica. E niente, ragazzi, io spero che questa video recensione e storia di cosa è successo vi sia piaciuta. Iscrivetevi sempre al mio canale, non vi preoccupate del nome e delle immagini perché tanto sarà sempre le stesse. Cambierò l'immagine con l'Electrolux mettendo l'immagine dell'Electrolux, ma la Hotpoint da Qualtis rimarrà sempre in quell'immagine. Vabbè, dopo questo io vi do un bacione dalla mia lavatrice nuova, come potete vedere sta qui. Eccola. Vi diamo un bacione e ci vediamo. Ciao ciao ragazzi!